Dice Signor Emilio, questa volta il racket ha alzato il tiro, non fosse altro che l'esplosione è venuta a 20 metri dal comune, nella piazza, simbolo della città di Foggia. Sottolineo che forse è a 30 metri dalla prefettura. Certo, questo è un ennesimo atto di criminalità dopo quello di ieri, oggi a distanza di 30 ore più o meno. Tra le altre osservavo prima e lo stesso, forse la stessa analoga mano, visto che io sono stato chiamato ieri in Viale Michelangelo e ho trovato lo stesso squarcio, quindi penso che anche la potenza dell'ordigno sia analoga. È comincia a diventare pedale. Difficile restare a Foggia, insomma, vivere a Foggia. Beh, sì, è molto difficile da tempo, è molto difficile, noi stiamo tentando di dare una risposta, cercando di dare sollievo ai cittadini, stiamo impegnandoci in ogni dove, stiamo tentando di ristabilire le condizioni di vivibilità minime necessarie, stiamo veramente lavorando a 360 gradi e purtroppo avere questi risultati, anche alla luce della costituzione della commissione dell'associazione anti-racket, delle varie associazioni antiusura che insomma stanno sostenendo in qualche maniera e cercando di arginare il problema, tutto questo purtroppo, a tutto questo si risponde con questi atti che devono essere attenzionati. Ministro Alfano adesso ci sentirà? Ma io lo spero proprio di sì, perché il ministro Alfano, che tra le altre è un mio ministro, oltre che il ministro di tutti gli italiani, fa parte del mio gruppo politico, è stato da noi attenzionato ieri, domani riscriverò un'ennesima lettera per invitarlo a attenzionare sempre di più la città. Certo che la parte buona deve prevalere, noi ce la stiamo davvero mettendo tutta per cercare di stare a fianco ai cittadini onesti, per cercare di girare pagina, per cercare di rifrequentare i salotti culturali della città, per cercare di animare sempre di più in positivo le cose che succedono. Cerchiamo di stare a fianco alla gente. E agli imprenditori che volevano aprire attività come queste, cosa direte? Noi veramente agli imprenditori siamo vicini, cercando di trovare quelle formule di finanziamento per permettere di aprire. Gli stiamo dando fiducia. È chiaro che il potenziamento delle forze di polizia a questo punto sembra essere necessario, come sembra probabilmente essere necessario qualche intervento ancora più energico per contenere questo dilagare del fenomeno. È un fenomeno purtroppo incontrollato e che quando arriva al momento decisivo, soprattutto nei pressi del Natale, si alza sempre di più come livello.